90 minuti per ritrovare un Teramo audace e combattivo, pochi secondi per rovinare tutto, una gara ormai andata in porto e poi all'ultimo pallone il solito, quel taglio maledetto, stavolta di Sebastiano Longo che nessuno assorbe, sul servizio quasi senza troppe speranze di Giosa, minuto 91 e 30 secondi. Così il Teramo manda a Ramengo una prestazione impeccabile con un errore marchiano che farà infuriare Tedino a fine gara. E dire che fino a quel momento al Viviani la partita era stata gestita nel migliore dei modi. Il tecnico biancorosso sorprende tutti con un 4-3-3 che prevede Florio e Mungo esterni d'attacco, Costa Ferreira e Ilari interni ai lati di Arrigoni, dietro Tentardini e non Di Matteo, ma è l'approccio quello giusto contro un Potenza che è quello immaginato alla vigilia col 3-4-3 e con Arcidiacono e Sgro con Vuletic davanti. Il primo sussulto è con Ilari che dal corner di Costa Ferreira sale più in alto di tutti ma mette a lato, in un primo tempo con qualche fiammata ma comunque non esaltante. Al quinto ancora Costa Ferreira col mancino fuori prima del ritorno potentino. La punizione bomba di Emerson all'ottavo scalda i pugni di Tomei, mentre il diagonale dopo un minuto di Sgro è strozzato. Poi una lunga fase di stasi fino all'altro piazzato terrificante di Emerson che sfiora l'incrocio dei pali. Si va avanti a fiammate, il Potenza ne ha qualcuno in più, come al 36esimo quando Dettori trova la girata in aria di Vuletic ribattuta da Tomei. Ripresa a ritmi non solo più compassati ma con un diavolo che mette la museruola ai padroni di casa. Tedino inserisce Magnaghi per Cianci che aveva avuto un problema nel riscaldamento, ma è Raffaele che rivolta i suoi come un calzino. In 6 minuti 5 cambi, ma le occasioni latitano e allora ci si affida ai tiri dalla distanza. Quello di Arrigoni al 68esimo sorvola la traversa, il piazzato consueto di Emerson stavolta calciato di precisione mette i brividi a Tomei. La prevalenza potentina nel finale è più gestione del pallone ma senza particolari sbocchi. Dettori calcia male all'86esimo quando Tedino ha già inserito Lasic e Martignago per Ilari e Florio, segno evidente di voler portare a casa il bottino pieno. Alla fine sarà vuoto, col Viviani in tripudio per la rete di Longo e per un primo posto in classifica che sa di capolavoro. Dalla parte opposta sconcerto e la sensazione di aver gettato al vento più che un punto, un'occasione per iniziare un campionato diverso.